Bomber, oggi faccio un omaggio agli amici della campagna. Oggi famo gnocchi alla sorrentina. Ingredienti: gnocco di patate, mica come me che sono gnocco di carne, passata di pomodoro, aglio, basilico fresco, mozzarella di bufala. Tanto lo sapete che per far uscire la ricetta buona bisogna fare solo una cosa: sbattere sta padella. Veramente ci va un filo d'olio. Basta. Non è vero. Grattiamoci l'aglio dentro. Se non ci avete la grattugia, fatevi i dentini. Adesso mettiamo la passata. Quello che rimane dentro, un po' d'acqua, sbattete e mettete dentro. Non si spreca niente. Non fate sfarzosi. Adesso mettiamo qualche fogliolina di basilico per profumare bene il sugo. E poi c'è un sapore, che te lo dica qua. A parere mio non c'è cosa più buona di un sughetto finto con il basilico, a parte Tommy al cuoco. Si chiama sugo finto perché ci vanno 2 minuti a prepararlo, quello che siete abituati a far casa. Che però mi viene pure male! Aggiungiamo un pochettino di sale. Ma può essere che pure un sughetto finto faccio così? Mentre il sugo si cuoce, fate bollire un po' d'acqua. Volete sapere perché l'ho fatta dentro la padella, non dentro il bollitore e neanche dentro la pentola? Perché sono Tommy al cuoco. Ma che vedevo di desalare l'acqua? Penso di no, eh? Adesso abbiamo buttato i gnocchi, lasciamoli cuocere. La cottura dello gnocco la vedete perché salgono a galla. Appena sale vuol dire che è pronto. A noi questo non ci serve perché dobbiamo fare altre 2 cotture. Adesso scoliamoli e mettiamoli dentro al sugo per qualche minuto, non troppo, se no ste patate ripiano vita, mica le devo far camminare da sole, eh. Un pizzico leggero di sale, basta. Oggi sono stato bravo, perché le 25 persone che ho a pulire dentro la cucina oggi stanno in sciopero, perché dicono che li faccio lavorare troppo. A questo punto metà la tagliamo e la mettiamo dentro ai gnocchi. Damogli una girata e facciamo squagliare la mozzarella. Impiattiamo . Tocca che richiamo tutti, che lo sciopero è finito. L'altra metà di mozzarella la tagliate e ce la mettete sopra. Mettiamo un po' di basilico spezzato a mano e adesso andiamo in forno a 200 gradi per 10 minuti, perché non è finita qua. Adesso controlla che non scappa. Bomber, tirati fuori dal forno, ecco come deve venire. Io già li sento in campagna che fanno i caroselli, vanno in giro con la macchina fuori dal finestrino a fare Tommy al cuoco! E mo assaggiamo sto gioiellino! Capisco, ma che? Non riconosco più i follower mia. Ah, mo sì, mo ho riconosciuto.
Fate piano che vi strozzate. Mamma mia, sto buono, Pierma Leo. Ma come faccio ricetta dopo ricetta a essere sempre meglio, a superarmi giorno per giorno? Non lo sapete? Ve lo dico io. Perché so Tommy al cuoco. Sti gnocchi sono strepitosi, arte contemporanea. Mi vergogno proprio per quanto sono buoni. Di Tommy al cuoco ne nasce uno ogni milione di anni. E quello so io. Alla prossima ricetta, bomber!